Da responsabile di organismo e da cultore della materia DR, devo dire che l'aumento delle adesioni ai procedimenti di mediazione e l'aumento del superamento del primo incontro e poi conseguentemente l'aumento delle percentuali di raggiungimento di accordo è anche ottenibile grazie all'uso, consentitemi il termine, strumentale da parte degli organismi di mediazione di quella che è una giurisprudenza che fortunatamente sta consolidandosi in favore dell'utilizzo degli strumenti ADR e penalizzando in sede di giudizio il sottrarsi agli strumenti ADR, giurisprudenza che sicuramente vede come pioniere il magistrato Morricone. Con deliberazione di giunta del 19 aprile di quest'anno, la provincia di Caserta ha aderito ad una fondazione con un sistema ADR per cui è diventata socio fondatore o cofondatore. La mediazione civile può creare delle sinergie con quella familiare, soprattutto nella gestione delle controversie di natura patrimoniale tra coniugi, laddove in maniera del tutto deplorevole spesso gli aspetti patrimoniali vengono utilizzati come leva per risolvere gli aspetti familiari nella gestione quasi fondata su sistemi simili al ricatto del tempo che si dividono i papà e le mamme rispetto ai propri figli. Scopo di questa fondazione è quello di produrre anche attraverso appositi patti territoriali azioni dirette a favorire il diffondersi della cultura della conciliazione al fine di diminuire il contenzioso civile e a prevenire quindi i conflitti soprattutto in determinati quartieri degradati delle nostre città, più in generale a realizzare una best practice replicabile in Italia ma anche in Europa. Tra le prime iniziative in programma vi è l'istituzione di un corso di formazione per agenti mediatori, agenti di polizia, sociali, rivolta ai corpi di polizia provinciale e polizia locale di Caserta, al fine di costituire un nucleo speciale di agenti esperti e debitamente formati in materia di mediazione sociale. Sicuramente la nostra forma mentis ci porta a valutare come minori o non minori le controversie sotto il profilo economico, quindi minori bagatellari di importanza economica diversa, allora sono controversie importanti. Però quando si parla di mediazione sociale, il valore non economico che una controversia può avere è qualcosa che nel valore in senso ampio, non solo economico, della controversia ha motivo di essere analizzata. Pensate, l'Italia è l'unico tra i 28 paesi appartenenti all'Unione Europea che non ha una legge quadro e una difesa civica strutturata sul piano nazionale. Laddove viceversa l'Unione Europea pone, lo dico incidentalmente, come condizione per l'accesso di nuovi Stati membri l'essere dotati di una difesa civica. Rapidamente, che cos'è sta difesa civica? Attiene ad un'area di rilievo intrinsecamente costituzionale intesa alla protezione dei diritti fondamentali della persona, oltre che di diritti soggettivi e interessi diffusi. Per sua natura, istituzione dei diritti umani, proclamata, teorizzata, raccomandata, a partire dal 1993, principi di Parigi, dalle Nazioni Unite, e per quanto riguarda i paesi europei, dal Consiglio d'Europa, dall'OCSE, dall'Unione Europea, il difensore è deputato istituzionalmente a promuovere e proteggere per via stragiudiziale i diritti di tutti coloro che risiedono in determinato territorio, quindi criterio di prossimità e di sussidiarietà, di fattualità direi, perché il difensore civico non pone la regola, ricava la regola dalla buona condotta, diciamo. Questa mattina ho apprezzato l'approccio critico che parlamentari e professionisti esperti hanno avuto con quella che è l'introduzione dell'arbitrato nella riforma della giustizia, un approccio sicuramente critico in senso costruttivo, nel senso quando si fa una critica l'obiettivo è quello di migliorare. La prospettiva di crediti d'imposta che si estendono, crediti d'imposta veri, consentitemi, che si estendono al
oltre che alla mediazione, alla negoziazione, all'arbitrato, è sicuramente una notizia che mi ha rincuorato.